Il metodo Stamina è stato bocciato dal comitato scientifico, chiamato a valutarne l'idoneità e l'efficacia. Dopo la norma emanata dal Parlamento circa l'autorizzazione alla sperimentazione del metodo Stamina, ideato dal dottor Vannoni, il ministro Lorenzin ha voluto coinvolgere il comitato scientifico per essere sicuro della fondatezza di tale metodo. Dopo studi e analisi, il verdetto: il metodo Stamina viene bocciato in prima linea, non avendo consistenza scientifica. Con parere scientifico alla mano, il ministro Lorenzin potrebbe emettere un decreto ministeriale in grado di bloccare totalmente la sperimentazione del metodo Stamina, poiché potrebbe generarsi un pericolo per la salute pubblica. A tal punto, il decreto ministeriale potrebbe sorpassare facilmente la norma emanata dal Parlamento lo scorso maggio, in quanto, sussistendo un pericolo per la salute pubblica, il ministro ha il dovere di garantirla e di proteggerla, a dispetto di qualsiasi altra norma che vada a minacciarla. Il parere del comitato scientifico sul metodo Stamina arriva dopo mesi e mesi di polemiche, una guerra interna dove a prevalere non sono tanto i malati quanto piuttosto le ideologie sulla medicina tradizionale da una parte e su quella alternativa dall'altra. Un conflitto che va avanti da secoli e che non ha ancora avuto fine.